Mio figlio si chiama Filippo, proprio per il legame che c'era fra me e lui. E poi perché un po' quando chiamo mio figlio è come se chiamassi anche mio fratello. E poi perché un giorno lui dovrà essere orgoglioso, perché lui porta una storia, lui porta un simbolo. Maria Teresa ci racconta che gli occhi del suo piccolo Filippo sono uguali a quelli dello zio, assurto a simbolo delle vittime innocenti della mafia in un territorio, la provincia di Vibo Valentia, che tanto, troppo sangue ha visto scorrere. Io e Filippo avevamo un rapporto simbiotico, eravamo sempre insieme, uscivamo anche sempre insieme. Lui ti abbracciava, ti baciava, ti coccolava. Noi anche da grandi dormivamo, se dovevamo dormire nel suo letto, dormivamo. Anche con mamma e papà capitava certe volte tutte e quattro nel lettone, tutte e cinque, anche con Giusy. Quindi era bello. Maria Teresa è la mamma di Filippo e della sorella di Filippo Ceravolo, assassinato per errore dai sicari del clan Loiello. Dovevano uccidere Domenico Tassone, considerato contiguo al clan rivale degli Emanuele, ma la sera del 25 ottobre 2012 i colpi di fucile raggiunsero Filippo, che a Tassone aveva solo chiesto un passaggio per raggiungere la casa della fidanzata. Per incredula davvero. Pensi solo che queste cose succedono nei film, non a tuo fratello. Poi l'ho visto all'obitorio. E sembrava dormisse. Non ci credevo nemmeno là, perché nemmeno la morte gli aveva tolto la bellezza, era bello, anche lì. Ci hanno chiamato e ci ha detto il dottore che era deceduto e quindi lì è successo un macello. Anzi, sono arrivati pure sto Domenico Tassone con gli altri amici. E io l'ho preso della maglietta e gli ho detto: come, mio figlio è morto e tu non hai neanche un graffio, ma che cosa è successo? E lui cominciava a gridare: ma sai, mi volevano a me, ma non è colpa mia, per fortuna che c'era lui che me l'ha parati tutti. E in questo punto mio marito ha cominciato a scattare e l'aveva preso con una sbarra di ferro che era sull'ambulanza e lì è successo un macello. Anna invece è la mamma di Filippo Ceravolo e la nonna del neonato Filippo. Ricorda quella sera che le cambiò la vita, ricorda la morte di quel figlio, un dolore troppo grande che solo l'amore per quello stesso figlio che oggi non c'è più, ma che continua a vivere nel suo cuore, le consentì di superare. Non stavo bene proprio, ho passato momenti tremendi. Un giorno gli ho detto: Filippo mio, fammi andare avanti perché non ce la posso fare così. E lui mi ha aiutato tanto, ti giuro. Oggi Anna, Teresa e Martino, marito e padre, assieme agli altri loro cari, attendono sia fatta giustizia. Giustizia per Filippo, simbolo delle vittime innocenti della mafia, simbolo delle vittime assassinate senza un perché, vittime senza colpevoli. Io spero che lavorano, davvero, sono 7 anni e spero che un giorno, domani, quando... Purtroppo mio figlio la deve avere, la giustizia la deve avere perché se la merita. Sono liberi per camminare, fare figli, sposarsi, avere la loro vita, quelle cose li doveva avere mio fratello, non loro. Quindi non ci credo, però c'è la speranza che quella sì, quella non se ne va mai, non se ne andrà mai. Tiziana Bagnato per la CNews 24.